Scegli un avatar da personalizzare. Scegli un rottame da restaurare. Yas, è tutta l'estate che lavoriamo a quest'auto. Fammela guidare un po'. Sì, ok, ok. Vacci piano, però. Non voglio sorprese. Pedale. Oh, è veloce, Yaz. Curva in arrivo. La vedo. Manovrabilità. No, ammettilo, non credevi ce l'avremmo fatta. Chiudi il becco e prova il litro. A che servono i cavalli se non li facciamo correre? Del vetro. È il profumo che sentirai quando taglieremo il traguardo. La fiducia non ti manca.
Vuoi darmi torto? Quest'auto è dinamite pura, Yas. Tutti quei mesi di duro lavoro hanno ripagato. Abbiamo sempre guardato le corse da lontano. E ora finalmente gareggeremo. La comunità delle corse clandestine di Lector al gran completo. Si va in scena. Finalmente siamo in campo e non più in panchina. La nostra bambina si fa valere. Avresti mai detto che ce l'avremmo fatta? Dopo tutto quel tempo in disparte. L'ho sempre sognato. Ma essere qui adesso, con la nostra auto, questa sì che è libertà. Come siamo sentimentali. Facevo più tipo da... Ehi, bello, passami gli attrezzi. Deve essere l'auto. Facci piano con lei. Assurdo che abbiamo trasformato il catorcio di Raiden in questo. È assurdo che il capo la tenesse lì ad arrugginire in garage. Diceva di volerci lavorare, ma non aveva tempo. Quando vedrà com'è diventata da Randimato. Saremo l'orgoglio di Raiden Strides. Renderemo famoso il garage. Gli sbirri. Da dove sono sbucati? Stevenson dovrebbe aizzare i suoi cani contro i veri criminali. Sono veloci. Seminali sul ponte, presto! È una questione di riflessi. Non sapevo nemmeno che li avessi. Ottima guida, però, sul serio. Ottima meccanicatura, sul serio. Lakeshore non è pronta per tanta genialità, parole loro. Di chi? Della comunità delle corse clandestine. Stiamo facendo colpo. Cosa? Di già. La Lakeshore che conta sa dove guardare. Ok, siamo quasi al ponte. A tutto gas. Cazzo, Yas, non so se me la sento. E come pensi di seminare?
ricevendo un sacco di messaggi sulla gara di stasera alle Heights. Te l'avevo detto. C'è in ballo un gran bel mucchio di soldi. È il nostro momento. Cavolo! Beh, allora che ne pensi, capo? Non è affatto male. È anche un profumo inebriante. Io adoro quando l'odore di benzina mi riempie le narici. Spiega molte cose. Ah, non riesco a crederci che avete trasformato il mio vecchio catorcio in questo splendore. Credici, Lakeshore, stiamo arrivando. Cosa? È del tutto legale. Certo, io sono LeBron. Sentite, non vi dirò di non gareggiare. So che cosa significa provare quel bisogno di... Sì, il bisogno di... Bisogno di cosa? Sono i fumi della benzina. Fatemi solo un favore. Non gareggiate con quella gentaglia di Siri Lights. Non vieni anche tu da Siri Lights? Già, perciò conosco quegli stronzi. Non hanno buone intenzioni. Raiden, hai sempre detto che sono bravissima a giudicare le persone. Mai detta una cosa così. Che c'è? Non ti fidi più di me, eh? Pensate a vincere, ok? Woohoo! Dico sul serio. Non solo parole, ma fatti. Prepariamoci. Me lo sento. Questa è la serata giusta. Ora le serve solo un nome. Allora, parliamo del mio aumento. Prima vediamo come te la cavi con le auto dei clienti. Quali clienti? Ehi, finalmente ci stiamo facendo notare. Ho un paio di nuovi clienti che ci porteranno presto le loro auto. Tutti vogliono il tocco magico di Rydell. Il tocco magico di Jasmine. Il tocco magico del garage, ok? Lo accetto. Ehi, Rydell! Ehi, matricola! Che si dice là fuori? Non siamo qui da molto, quindi niente di che. Rydell, conosci qualche posticino dove fare una scorpacciata alle Heights? Ho detto niente Heights, niente scorpacciate e niente idiozie. D'accordo! Troveremo qualcosa una volta lì. Magari bruceremo un cassonetto per arrostirci una bistecca. Ehi! Sta scherzando, vero? Sì, sì, certo. Oh, la nostra prima gara! Sei pronta? Non agitarti, ok? Dobbiamo dare l'impressione di sapere cosa stiamo facendo. Nessuno vorrà frequentarci se abbiamo l'aria dei dilettanti. Va bene, voglio dire, siamo all'altezza della situazione, no? La nostra auto deve essere in linea con la nostra ambizione. Non possiamo sfigurare. Non si tratta solo di vincere. Non voglio deluderli. Stammi vicino e andrà tutto bene. Oh,
Non avevo mai visto tanta gente a un incontro. Farai meglio a tirar fuori la tua espressione più grintosa. Mazzo! Così funziona Lakeshore. L'altezza minima per gareggiare è questa. Ho la situazione in pugno. Lo sto facendo sul serio. Oh cavolo, sta succedendo davvero! Vai, tieni testa a tutti. Se ci fermano, darò tutta la colpa a te. Aspetta, cosa? Sto scherzando. Sono contenta che ci sia tu in auto con me. È passato di tempo. Però non dirlo a Raiden. Dire cosa? Così mi piace. Aveva qualcosa di strano, mancava un po' di stile, capisci? Tu lo stile non sai neanche dove sia di casa. Ma per favore, ti sto facendo guidare solo perché non avevi niente da fare. Che dici? Ho molte cose da fare. Mettermi in posa sul cofano, essere affascinante, solita roba. Fidati, quando sarò io a gestirle, quelle gare saranno epiche. Quando sarai tu a gestirle? Non rimarrò mica in quel garage per sé. Sono una ragazza piena di ambizioni, cosa credi? Ambizioni tipo migliorare il tuo stile? Io ho sempre un piano. Oh, non ne dubito. Dubito del tuo stile. La sindaca Morgan Stevenson è pronta a intervenire per la ricostruzione di Lakeshore. Perché una città è forte solo quanto lo sono le sue fondamenta. Morgan Stevenson rappresenta quelle fondamenta. Sponsorizzato da Edilizia Lungolago per riportare Lakeshore al suo splendore, una sede aziendale alla volta. Grandioso, altri miliardari, proprio quello di cui Lakeshore aveva bisogno. Là fuori. L'auto va alla grande. Anche la guida non è stata poi così male. Voi due siete una squadra vincente. A proposito di vittorie, vedete quelle nuove auto qui fuori? Un cliente ne vuole una pronta per domani. Serve il tocco magico di Jasmine. Nessun problema, capo. Me ne occupo stasera. Воїн має пріоритет назвати свій сан дикий воїн. Хто із вас тут воїн, а хто бісів син? Що ти називаєш гідністю мужчин? Хто із вас тут воїн, а хто бісів син? Що ти називаєш гідністю мужчин? Гідністю мужчин!
alle luci blu. La tensione di prima non è ancora scesa. Pensa se finissimo il telegiornale. A Rydell verrebbe un infarto. Ehi, sarebbe un'ottima pubblicità per il garage. Allora, che progetti hai? Dopo la gara. Dopo la gara? Dopo Rydell's Ride? Non vorrai lavorare lì per tutta la vita? Non ci ho mai pensato. Devo solo uscire dal sistema del film. Rydell's Ride è ciò di cui ho bisogno. Rydell ci è stato di grande aiuto. Sì, è vero. In realtà credo sia il posto più stabile in cui siamo stati. Ma a volte... non lo so, sento una specie di danno nel cervello. Abbiamo trovato un luogo a cui appartenere, un posto sicuro. E abbiamo un piano. Vincere. No, vinceremo. Vinceremo spesso. Matricola, Yas è con te. Cosa c'è? Sai dov'è la stringitubo? Quella che hai soprannominato Stringi? Sì, Stringi. Dov'è? Nell'armadietto rosso? Certo che ho controllato nell'armadietto rosso. È la prima cosa che ho... Sai che non possiamo partecipare a tutti gli eventi. Servono troppi soldi per iscriversi ai più importanti. Parlo di nuovo. È un onore perdere contro di te. In arrivo. Ah, solo una spintarella per avvisarvi della nostra presenza. Quasi seminati. Trovate quella canaglia a ogni costo. Il soggetto pericoloso ci ha seminati, centrale. Inseguimento finito. Ottima guida. Pensa se Rydell fosse stato lì a guardare. Scherzi, avrebbe perso la testa. Lo sai che ai suoi tempi ha fatto di peggio. No, non Rydell. Lui segue sempre e comunque le regole. La famiglia è la cosa più importante, matricola. Ah!
stata una giornata pazzesca. Non credo di voler già tornare. Allora, quando Raidel andrà in pensione, noi avremo conquistato la scena delle corse e saremo ormai delle leggende. Che cosa farai? Andrò in tournée nei grandi stati, farò il tutto esaurito. Mangerò uva facendomi imboccare dal mio entourage. Perché tu che programmi hai? Sai, è strano. Lavorare in garage e vedere quello che ha costruito Raidel. Mi viene da pensare che forse potrei creare anch'io qualcosa di mio. Ma l'hai fatto e la stiamo guidando. Qualcosa di più grande di un'auto. Quello che facciamo ogni giorno mi piace. Adoro lavorare al garage. Smontare roba, stringere qualche zinco, smontare roba. Le serate di pizza sul divano, il pungente odore di benzina. Per non parlare di Raidel che cerca di convincerci che questo è finalmente l'anno buono per gli spin. Sì, io sono LeBron James. No, hai ragione. Mi sa che non ho ancora le idee chiare. Ho ricevuto un messaggio da Ryder. Ha di nuovo perso Stringer. Mi ha lasciato le chiavi delle auto dei nuovi clienti, quelle su cui devo lavorare. Stai a guardare. Andrà fuori di testa quando vedrà cosa sono in grado di fare. Appena torniamo al garage mi metterò all'opera.
Rydell, ho sgobbato tutta la notte sulle auto di quei clienti. Ora vanno alla grande. Sì, niente male. Oh, devi rimuovere il filtro per assicurarti di reinserire bene la candela. Forza!